L'alluminio è un materiale che è e deve essere considerato strategico, strategico nel senso che ha avuto un sviluppo straordinario, nato per gli usi finali comuni solo alla fine dell'Ottocento. Già oggi viene prodotto e utilizzato al mondo nella misura di 100 milioni di tonnellate e si conta di arrivare a 180 milioni di tonnellate entro il 2050. È un metallo che nella categoria dei materiali riveste un ruolo essenziale perché è flessibile negli impieghi, viene utilizzato dappertutto, viene utilizzato nell'automobile, nei trasporti in genere, nelle navi, nelle costruzioni, in edilizia, in meccanica, in elettrotecnica, negli imballaggi, quindi è un metallo versatile, è un metallo ecosostenibile perché è un metallo che ha una grandissima caratteristica oltre alla leggerezza, la sua ecosostenibilità. È nell'ottica di questa ecosostenibilità che noi abbiamo immaginato questo Aluminium Energy Summit. Un evento che raccoglie un panel di altissimo livello internazionale, nazionale ed internazionale, per far capire quale può essere un futuro nella transizione energetica e transizione di ecosostenibilità dei materiali, questo materiale che ha tantissime proprietà rispetto agli altri, che è in particolare questa riciclabilità. Oggi è l'industria dell'alluminio che si pone con un valore strategico, come dicevo prima, e con un progetto per cui si propone di razionalizzare gli utilizzi, ottimizzare il riciclo, selezionare le applicazioni finali in modo tale da poter conseguire entro il 2050 un net zero di a livello di decarbonizzazione. È chiaro che quello che è importante per questa filiera è avere una garanzia su quello che è un nodo importante, l'approvvigionamento energetico. È mancata sinora una politica strategica appropriata al riguardo, è mancata in Europa e di conseguenza anche nel nostro paese, è quello che gli utilizzatori del metallo, il mondo del metallo richiede per poter continuare a svilupparsi nella linea che ha assunto sino ad oggi e chiediamo ai decisori di dire chiaramente quali possono essere le regole per la transizione e quali possono essere le condizioni migliori per gli approvvigionamenti energetici. In Italia in particolare il MEDEF ha rappresentato e rappresenta la solidità di questo sistema. È un sistema che in Italia è fortissimo nel downstream, quindi nelle piccole e medie aziende, quelle che trasformano i semilavorati, gli estrusi, i laminati, i getti di fonderia in prodotti utilizzabili nell'automobile, nelle imbarcazioni, negli infissi, nella meccanica, nei cavi. E è fondamentale che questo sistema abbia una sua rappresentanza perché ci sono problemi di approvvigionamento alla materia prima, perché in Europa ed in Italia produzione di metallo primario non ce n'è, in Italia da anni, è fondamentale che ci sia un pari accesso alla materia prima per tutti e noi difendiamo questa possibilità che è una garanzia di competitività nel campo internazionale per le nostre aziende.